Se anche voi vi siete mai chiesti quali sono le frequenze che possono portare benefici all'essere umano, siete nel posto giusto. Oggi, infatti, parleremo delle 5 frequenze sonore che sono considerate benefiche per l'essere umano. Ricordati di lasciare un commento, alla fine del video, per farmi sapere cosa ne pensi in merito. Sappiamo che il suono e le sue diverse frequenze hanno un impatto notevole sul corpo e sulla mente, e queste frequenze specifiche sono state associate ad effetti positivi sulla salute e il benessere. Prima di iniziare però, bisogna fare una distinzione importante per non creare confusione tra frequenze e le onde binaurali. Difatti sono entrambe tecniche utilizzate per indurre stati di rilassamento o meditazione. Qual è la differenza principale? Il tutto sta nell'utilizzo. Le frequenze sono basate su un singolo suono che viene riprodotto ad un volume elevato e varia a seconda del tipo di stato di rilassamento o meditazione desiderato. Le onde binaurali, al contrario, sono due frequenze diverse, che riprodotte contemporaneamente, una in un orecchio ed una nell'altro, utilizzano la capacità di compensazione del cervello che le riequilibrerà in una ed unica, inducendo una percezione più profonda e più forte rispetto a quello prodotto dalla sola frequenza. Inoltre, le onde binaurali vengono solitamente riprodotte a un volume più basso rispetto alle frequenze, il che contribuisce a un'esperienza di rilassamento più profonda. Che tipi di suoni emettono? Per scoprire il loro suono ti consiglio di indossare le cuffie per avere un'esperienza ottimale. Inoltre non dimenticare di guardare nella mia playlist, dove ho caricato tutte e 5 le frequenze utili anche per rilassarsi o fare meditazione. Frequenza dei 100 Hz, onde gamma. Questa frequenza è spesso associata con la riduzione dello stress e l'aumento della concentrazione. Può essere utilizzata per creare ambienti di lavoro più produttivi o per rilassarsi e raggiungere uno stato di pace interiore. Siete pronti per la prossima frequenza? Frequenza dei 432 Hz, onde armoniche. Questa frequenza è stata associata all'armonia. È stata usata nel passato come frequenza di accordatura standard, in quanto si dice che risuoni con la natura, e che ascoltare musica o suoni a 432 Hz possa aiutare a migliorare l'equilibrio emozionale e a ridurre lo stress. Andiamo a scoprire la prossima frequenza. 528 Hz, onde teta. La frequenza a 528 Hz è stata associata alla guarigione e alla riequilibrazione del DNA, ed è in grado di influire positivamente sulla salute e sulla guarigione del corpo, in particolare sulla rigenerazione delle cellule. Tale frequenza è stata descritta come frequenza della trasformazione, può essere utilizzata per migliorare la salute e il benessere fisico. Passiamo ora al prossimo suono, 1.5 Hz, frequenza delle onde cerebrali alfa. Queste onde sono spesso associate a stati di rilassamento vigile, calma, concentrazione e il miglioramento della memoria. È stata descritta come frequenza meditativa e può essere utilizzata per raggiungere uno stato di pace interiore e per concentrarsi meglio durante il lavoro o lo studio. Pronti ad ascoltare l'ultima frequenza? 7.83 Hz, risonanza di Schumann, o onde delta. Questa frequenza è stata associata al sonno profondo. Le onde delta, infatti, sono il tipo di onde cerebrali più lente e potenti che si verificano nel cervello durante il sonno profondo. Questa vibrazione è stata descritta come frequenza della Terra in quanto si verifica anche in natura, conosciuta come la risonanza di Schumann.
Queste appena ascoltate sono le 5 più importanti frequenze sonore considerate benefiche per l'uomo. Se le vuoi sentire singolarmente per fare meditazione o semplicemente per rilassarti, puoi andare sulla mia playlist, dove sono presenti tutte le singole frequenze in versione estesa. Un'ultima precisazione molto importante. La percezione del suono e l'impatto sulla salute e il benessere sono molto personali e dipendono da molteplici fattori. La ricerca in questo campo è ancora in corso, ma ascoltare musica o suoni a queste frequenze specifiche sicuramente può avere un effetto positivo sul corpo e sulla mente, soprattutto se unite con pratiche di meditazione che aiutano a ridurre lo stress, a migliorare la concentrazione e la lucidità, a rafforzare la connessione con il proprio io interiore e a promuovere un senso di rilassamento e benessere. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like e iscriviti al canale. A presto!